25 luglio 1948. Gino Bartali vince il Tour de France. Il grande campione ha già 34 anni, ma è l'unico italiano in grado di ben rappresentare la nazione nella corsa più prestigiosa del ciclismo internazionale. Il 25 luglio, Gine Taccio, come viene soprannominato Bartali, raggiunge il traguardo di Parigi indossando la maglia gialla. Un trionfo, proprio nei giorni in cui il paese è messo a dura prova dall'attentato a Palmiro Togliatti. Bartali diventa il simbolo della riscossa nazionale. Si parla di lui come l'uomo che salva l'Italia pedalando.